Battuta d'arresto per la New Basket Agropoli nella seconda di campionato a causa anche dell'arbitraggio. La seconda gara della stagione, appunto tra Pallacanestro Salerno e New Basket Agropoli, si è chiusa con il punteggio di 70-67 per i padroni di casa. Nella gara disputata al Palasport di Capriglia Pellezzano ha pesato non poco l'arbitraggio che ha privato nelle battute finali i cilentani dei lunghi utili sotto canestro. Ma nonostante l'infortunio di Farese che ha portato coach Lepre anche ad avere meno possibilità di rotazioni, la prestazione dell'intera squadra è risultata molto positiva, considerata anche la valenza degli avversari. Adesso un giorno di riposo e poi si ritorna sul parquet per preparare la sfida di domenica prossima contro l'Angri. È stata una gara combattuta, ha detto coach Franco Lepre a margine dell'incontro. Ci ha visto avanti in più occasioni, ci ha penalizzato purtroppo l'arbitraggio in quanto ci siamo ritrovati verso la fine ad avere tre lunghi in panchina con cinque falli. Non è stato usato lo stesso metro di decisione anche con gli avversari, forse anche gli arbitri si sono arrugginiti a causa del lungo stop dovuto alla pandemia, ha detto Lepre, e quando non si combatte ad armi pari è normale che si possa perdere la possibilità di portare a casa i due punti. In ogni caso è stata una buona prova di carattere per i miei ragazzi, abbiamo reagito ai loro parziali e se avessimo avuto i lunghi a disposizione sono convinto che l'avremmo vinta. In definitiva una buona gara disputata su un campo difficile, conclude Lepre, senz'altro positiva per la nostra crescita.